un po' leggerò, un po' improvvisando, non so, insomma, lo vedete. Allora, io non ho mai conosciuto mio padre, ho conosciuto mio nonno, ma è morto quando avevo 6 anni. E direi, è una storia triste. No, non è una storia triste. Perché tutto quello che vi racconterò in realtà nasce dalle parole di mia madre, che mi ha raccontato. E ovviamente quando parla mia madre, spesso è inaffidabile. Quindi non so quanto sarà attendibile esattamente quello che vi riferirò e che andrò a dirvi, però di fatto, credeteci. Ecco, diciamo che vi parlerò di mia bisnonna, e stiamo parlando del nord Italia, stiamo parlando di luoghi vicino al Lago Maggiore, quindi stiamo parlando anche di metà 800, quindi una situazione sicuramente di povertà. Mia bisnonna era una figlia di pescatore, quindi faceva una vita dura sicuramente. Sicuramente una donna molto bella, cioè capelli corvini, pelle bianca, molto bella, molto appariscente, ma pur sempre figlia di pescatore. Quando è che incontra quello che poi diventerà mio bisnonno, Alcide? Ovviamente i nomi sono quelli che sono, ricordiamoci dell'Ottocento, considerato anche l'inattentibilità di mia mamma, probabilmente, magari i nomi sono falsi, però comunque, diciamo che diamo per buono. Quindi Alcide, che invece è un marchese, e quindi si ritrova ad essere, a incrociare lo sguardo di quella che sarebbe, che diventerà mia bisnonna, che si chiama Giuseppa, un nome importante. Si incrocia e si innamora perdutamente di lei. Per cui lui, marchese, ricco, pieno di proprietà, si ritrova a sposarsi con una giovanissima ragazzina, appunto il nome Giuseppa, che diventerà appunto sua sposa. E, come dicevo, i luoghi sono quelli del Lago Maggiore, Pallanza, appunto luoghi nebbiosi e algidi. Ma comunque lei si ritrova, come diceva la mia bisnonna Giuseppa, si ritrova ad avere tutto, dal niente al tutto. E cosa fa? Si dà alla bella vita. Si dà alla bella vita e quindi si ritrova a essere una signora di questo marchese, di questo Alcide che è mio bisnonno, finché non succede che purtroppo mio bisnonno Alcide muore, infarto, se lo portano via. E rimane la Beppa, figlia dei pescatori, con un'eredità immensa sulle sue spalle, soprattutto proprietà. A quel punto lei non era in grado di gestire tutta questa proprietà, quindi si deve inventare qualcosa per andare avanti e per capire come fare. Quindi cosa fareste al posto suo? Beh, diciamo che per darsi veramente agli agi sfrenati, mia bisnonna affittò tutte le proprietà come bordelli. Quindi ovviamente scandalo incredibile, ovviamente tanti soldi per lei. Infatti si narra di lei che trascorse estati e inverni interi per terme, posti esotici, proprio per l'epoca, diciamo. E soprattutto, ovviamente, scandalo incredibile nella famiglia. Dal rapporto con mio bisnonno comunque aveva avuto ben 4 figli, di cui i nomi li controllo perché... Allora, di cui diciamo uno è Yafet, che diciamo che sarà poi il mio nonno che ho conosciuto, e gli altri 3 che, visto lo scandalo, si ritrovano fondamentalmente diseredati e scappano, diciamo, in situazioni abbastanza critiche, nel senso che uno, di nome David, finisce a fare il giostraio, un altro, di nome, non lo ricordo veramente, Salomone, tra l'altro difficile da dimenticare, diventa un trapezista da circo, mentre l'unica figlia femmina diventa una prostituta. Quindi diciamo che la sequenza di figli, diciamo, viene un attimo allontanata da quella che sarà poi la genealogia ufficiale, mentre mio nonno Yafet sarà l'unico che andrà dritto per la sua strada, farà buon viso a cattivo gioco per quanto riguarda la situazione dei bordelli, e soprattutto si trasferirà a New York, dove imparerà diciamo, a gestire e a fare imprenditore, e tornerà poi indietro in Italia, aprirà un bel hotel sul Lago d'Orta, ma questa è un'altra storia. Ma la cosa più interessante che mi ha narrato mia mamma è ovviamente quando morì mia bisnonna Giuseppa. E bisogna immaginarsela così, da un letto d'ospedale, una luce bianca, i dottori che ormai vedono che, insomma, lei aveva più di 95 anni, insomma,
si aspetta il momento, quindi arriva il prete per l'estrema unzione e si vede mia bisnonna Giuseppa che nell'ultimo tentativo alza la mano verso la finestra come a cercare, non so, una risposta magari divina e intona delle ultime parole. Champagne! E non abbiamo notizie sulla reazione del prete. La postilla. Comunque mio nonno ha gli affetti, ereditò l'impero delle case e dei ex bordelli, ma poi arrivò la legge Berlin e quindi chiuse tutto.